L'Africa delle città, Urban Africa, è una conferenza multidisciplinare organizzata dal Centro Piemontese di Studi Africani e dall'Associazione per gli Studi Africani in Italia. La conferenza si è tenuta il 16 e 17 ottobre presso il Palazzo del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino. I lavori della conferenza sono però iniziati il giorno precedente, il 15 ottobre, con un workshop all'interno del forum, del terzo forum mondiale sullo sviluppo economico locale, alla presenza di alcuni relatori di fama internazionale, il professor Bill Freund dal Sudafrica, la professoressa Sophie Holdfield dal Sudafrica, il professor Laurent Fourchard dalla Francia e il professor Federico Cresti, presidente dell'Associazione per gli Studi Africani in Italia. Nei due giorni successivi, il 16 e 17 ottobre, i lavori sono stati ospitati dal Palazzo del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in cui si sono tenute quattro sessioni parallele il 16 ottobre e tre sessioni parallele il 17 di ottobre, a cui hanno partecipato più di 50 africanisti italiani e internazionali che sono stati contattati tramite una call for paper rilasciata dall'organizzazione del convegno nei mesi precedenti. I migliori lavori sono stati selezionati dal comitato scientifico del convegno e gli autori hanno presentato i propri lavori appunto durante i giorni del convegno. Il convegno stesso si è tenuto strutturandosi su quattro sessioni parallele il venerdì e tre sessioni parallele invece il sabato mattina, ospitate nelle varie aule del rettorato. Le sessioni del convegno sono state aperte da un intervento da parte dei keynote speaker invitati in occasione dell'evento, il professor Bill Freund dal Sudafrica, la professoressa Sophie Oldfield dal Sudafrica, il professor Laurent Fourchard dalla Francia e dal professor Salvatore Mancuso. Un'altra parte rilevante dei lavori si è tenuta presso la nuova sala conferenze del Museo Egizio, alla presenza del direttore del Museo Egizio Christian Greco, e durante questa occasione il professor Laurent Fourchard ha tenuto il suo keynote speech.